Tartarughe Ninja. Questo è uno degli ultimi film delle Tartarughe Ninja. Me lo sono comprato perché è a parte il fatto che anche se qua non si vede, però nel film c'è Megan Fox. E praticamente la storia tratta di queste tartarughe qua, di come sono state create, ovvero sono state create in laboratorio e tramite lì una formula che non mi ricordo. E sono diventate grandi, cioè sono cresciute, sono umanoidi queste tartarughe qua e sono diventate ninja, tartarughe ninja. Il secondo, che si chiama Tartarughe Ninja Fuori dall'ombra, non sono riuscito a comprarlo, non ho avuto il tempo. E niente, ce l'ho scaricato sul PC. Comunque mi dispiace che secondo me il secondo non era tutto sto gran fallimento, anzi piuttosto che interrompere le Tartarughe Ninja così dopo che fanno vedere che il film continua, tanto vale che non lo facevate proprio il film. Quindi per questo motivo qua che non l'ho comprato il film delle Tartarughe Ninja. Ora, per chi non conoscesse, un attimo che guardo, Keanu è quello che ha fatto Matrix e ha fatto anche Speed. Allora, Speed è il film d'azione d'eccezione per me. È molto bello, ti prende da subito. E c'è anche Sandra Bullock che fa la tipo Bond Girl in questo film qua, come si vuol dire. Allora, se devo dirvela tutta, io questo DVD qua non è neanche mio, non l'ho mai visto, ok? E quindi non vi sto a dare una... O comunque sì, è mio. Però non l'ho mai visto. È Inception. Cioè, ce l'ho, però non l'ho mai visto. Vabbè, comunque, prima o poi me lo vedrò e ne farò una recensione, ve lo prometto. Allora, un attimo, scusate, che ho sbagliato di voler. Questo è l'unico film italiano che ho. Letteralmente, perché in quel periodo lì ero fan dei cinepanettoni. Adesso non lo sono più perché secondo me ho capito il vero cinema qual è. E adesso se dovrei tornare indietro non lo comprerei. Però comunque alla fine ogni tanto me lo riguardo e mi diverto anche ogni tanto per Natale a Rio. È l'unico film italiano che ho. Mettetevelo scritto che è l'unico per ora italiano film che ho. E ora Love Actually. Allora, questo film qua è natalizio, difatti l'ho preso per questo motivo qua perché mi mancava un film natalizio e praticamente sono degli sketch di storie. Di diversi, tipo per fare un esempio. Allora, lui alla fine fanno vedere lui che è quello di Mr. Bean, ma alla fine si fa vedere solo in una scena, quindi non ho capito perché l'hanno messo. Però alla fine tutti si rintrecciano in aeroporto alla fine, a fine film. Comunque è molto bello, ci facciamo due risate. Ah, avviso, per chi non ama le parolacce, dice le parolacce sto film. Vi avviso. Allora, ragazzi, questo qua è il film più cazzaro che abbia mai visto, o comunque, eccetera, ed è Cattivi vicini. Mi manca il secondo, e prima o poi, boh, lo andrò a prenotare, eccetera, o comunque appena che lo vedrò, ecco. Allora, divertentissimo, però... E fa vedere lì le feste dei giovani del college e che fine potrebbero fare chi fa quelle feste lì. E c'è questo scontro tra vicini, tra cui loro due hanno pure una figlia, quindi dovranno pure educare una figlia, non sono più abituati a feste da college, però arriva una confraternita.
e quindi nel loro quartiere, quindi molto molto divertente. Allora, abbiamo quasi finito, ragazzi. Mancano 4 DVD comprendendo questo, e poi dopo posso festeggiare che ho finito il video speciale 100 video, che poi abbiamo anche superato i 100 video. Comunque, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes è il primo, perché so che c'è un secondo. Ah no, sì, è il primo, perché so che c'è un secondo anche. E il secondo si chiama Gioco di Ombre. Non ce l'ho il Gioco di Ombre, mi manca, però c'ho il primo. Di questo film qua, la cosa che mi è piaciuta di più è stato come hanno giocato sul fatto della mente di Sherlock Holmes, che fa le cose a rallenti, ovvero prima pensa a quello che potrebbe fare all'avversario, comunque come potrebbe incriminare quella persona lì, e poi dopo quelle cose lì che c'ha nella testa a rallenti le fa anche piuttosto bene. C'è chi fa Watson e cosa, com'è che si chiama? Jude Law, che a me come attore mi piace un sacco. E come Sherlock Holmes c'è Robert W. Junior, che veramente hanno fatto una splendida coppia questi due qua. Non male. Allora, mi tengo per ultimo il più cool, il più figo. Ecco. E ora, Last Vegas. Ragazzi, è il film più divertente che abbia mai visto. Letteralmente in tutta la mia vita per il momento non ne batte nessuno questo film qua. Questi quattro qua sono dei grandi: Freeman, Keane, De Niro e Douglas. Praticamente Douglas si sposa e tutti vogliono andare al matrimonio suo. Qua ci siamo tornati. E sono dei grandi questi qua, come stavo dicendo prima. E questo è il film, ripeto, più divertente che c'ho. C'è una scena che innanzitutto si sfottono sempre tra di loro ed è la cosa più divertente, che soprattutto con De Niro e Clint, che praticamente c'è in una scena che fa cazzone, coglione, scusate, ma sono del film, cioè non è per dire parolacce, però sono del film le parole, quindi ve lo consiglio, ecco. Questo film è un po' particolare, che si chiama Lo sguardo nel vuoto. Praticamente è un film incentrato sul dopo un incidente stradale grave, nel senso che lui, non mi ricordo il nome, ha perso la memoria e non si ricorda dei suoi amici, che cosa gli è successo dopo l'incidente, eccetera, e è molto terapeutico e bello. Adesso, i miei due film preferiti in assoluto, che non per fare apposta, li ho voluti tenere per ultimo, apposta, detta come va detta, e ripeto, non era per fare apposta, ma li ho voluti veramente tenere per ultimi. Comunque, il primo Collateral Beauty. Tanta roba sto film. Comunque, la storia narra di Will Smith, che non mi ricordo com'è che si chiama, che ha questa azienda creativa e a un certo punto della storia gli muore sua figlia per una malattia al cervello. E cosa succede? Lui si perde in se stesso e manda la lettera a, un attimo per vedere se così ve li faccio vedere, amore, tempo e morte. Sì, sono le tre astrazioni che secondo lui erano reali. E gli diceva queste astrazioni, che ne so, il tempo,
tu non mi dai tempo per stare con mia figlia. Pure a lei gli dice, tu non servi a niente, non mi hai dato tutto l'amore che voleva mia figlia per farla sopravvivere, cose così, eccetera, per poi alla fine finire che loro tre si hanno messi in combutta per farlo riunire con la moglie, perché la moglie ha perso la figlia. E a fine film si scopre che questa qua, che era quella della terapia, era sua moglie, comunque la sua ex moglie. Molto bello. Ah, questo film devo metterlo tra i film che mi sono piaciuti di più del 2017, ma erano così tanti i film che ho dovuto scegliere e fare una selezione, come ben sapete. E ora, film top gamma del 2017, il mio film preferito in assoluto, Baby Driver. Ecco qua, come per chi mi segue, avevo già mandato la foto su Instagram. E questo film qua è una bomba. Non mi ricordo la trama, per essere preciso, ecco. E comunque farò il succo, che praticamente lui deve dei soldi a lui, ma e fa l'automobilista e si chiama Baby. Sì, ce l'ho anche detto nella recensione top film. Mi sa che metterò alla fine di questo top film parte 1 e 2. Infine. E buona ragazzi. Baby Driver. Finito! Oh, tutto il giorno che sto facendo riprese, ragazzi, è stato uno strazio, letteralmente. Spero che questo video qua sia piaciuto, perché è arrivato a una conclusione. Non ne posso veramente più, detta come va detta. E un saluto, e un salutone, ragazzi.